Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come fare la pizza in teglia ad alta idratazione al 100%. Gli ingredienti sono 500 g di farina 0, 500 di acqua, 12,5 di olio e 12,5 di sale che già io ho sciolto e 4 g di lievito. Come prima cosa dobbiamo mettere dentro la planetaria la farina, il lievito sciolto nell'acqua. L'acqua però non la mettiamo tutta, mettiamo solo il 65%. E iniziamo a impastare. A velocità bassa. Poco alla volta andiamo ad aggiungere il resto dell'acqua a filo. Facciamo assorbire questa e poi aggiungiamo il resto. Dopo aver inserito tutta l'acqua, passiamo all'olio con il sale. Facciamo andare la planetaria. Spegniamo la macchina e lasciamo l'impasto dentro la planetaria per 15 minuti. Dopo i 15 minuti, dare 3 giri di planetaria, attendere altri 15 minuti. Quindi fare questa operazione per 3 quarti d'ora ogni 15 minuti. Sono passati 15 minuti, quindi ora accendiamo la planetaria, diamo 3 giri di corda per far ingordare bene l'impasto. Velocità bassa. Spegniamo la macchina, attendiamo altri 15 minuti e poi ripetiamo la stessa cosa. Sono trascorsi altri 15 minuti e quindi riaccendiamo la macchina e diamo altri 3 giri di corda. Completati gli ultimi 15 minuti, mettere l'impasto dentro un contenitore, lasciare per un'ora e mezza affinché il lievito si attivi e poi mettere in frigorifero per 24 ore. L'impasto è dentro la ciotola, deve stare con il coperchio per un'ora e mezza e dopo riponiamo tutto nel frigorifero per 24 ore. Trascorse le 24 ore, sul piano da lavoro mettiamo un filo d'olio. Bagniamo il tavolo, ungiamo per bene il tavolo e tiriamo dal frigorifero l'impasto che si presenterà in questa maniera. Lo versiamo sul piano. E con le mani sempre unte di olio iniziamo a fare le pieghe così
Le pieghe servono a dare forza all'impasto. Poi riponiamo di nuovo dentro la ciotola con il coperchio e lasciamo riposare in frigorifero per altre 24 ore. Trascorse 24 ore, ho tirato fuori l'impasto dal frigorifero e si presenta così. Ora deve stare 2 ore a temperatura ambiente prima di lavorarlo. Dopo 2 ore questo è l'impasto. Ora dobbiamo fare dei panetti di 800 grammi per una teglia di 40x30. Dentro la teglia mettiamo la carta da forno e un goccino di olio. Spennelliamo e poi stendiamo l'impasto. Ci ungiamo le mani con l'olio e stendiamo l'impasto fino a raggiungere tutta la teglia. Dopo averla distesa per bene su tutta la teglia, passiamo a condirla. Io la condisco con passata di pomodoro, prosciutto e mozzarella, ma voi potete condirla come più vi piace. Inforniamo a 250 gradi fino a cottura ultimata. A cottura quasi ultimata aggiungete la mozzarella. Ecco a voi, la pizza è pronta. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un bel like, iscrivetevi nel mio canale, condividete perché ogni settimana usciranno tante belle ricette. Grazie!